Cari amici, eccoci di nuovo a presentarvi una delle altre nostre. Ne abbiamo fatta un'altra, come si La dice, seconda edizione. seconda edizione Siamo del libro. grazie agli amici che si sono dimostrati veramente interessati a quest'opera che diventerà sicuramente fondamentale, perché qui c'è stato scritto di tutto. In questa seconda edizione è stata aggiunta una cosa importantissima, La doppia piramide. la doppia piramide. E allora qui io posso soltanto far vedere, però questa doppia piramide si può tranquillamente trovare su internet. Ricordiamoci che il simbolo che sta in cima qui è una simbologia unitaria, perché riguarda... Solare. Ma allora preferisco Punto il sole interrogativo. molto sporcato qui dal triangolo che c'è sta dentro. È una simbologia che riguarda in prevalenza ebraismo, massoneria e cristianesimo, Più quel cristianesimo deleterio, che quello più noi sì, deleterio. appunto, consideriamo quello più spurio, capito? Il titolo ovviamente è sempre lo stesso: arma letale, ovvero cambiale sociale. Con il sotto ovviamente come uscirne facilmente. Cari amici, non ve lo dice lui, ve lo dico io, per ordinare il libro basta inviare euro 15. No, 20, 20, 20, perché c'è un'aggiunta di un capitolo. Vabbè, noi avevamo fatto un'offerta particolare e adesso viene a costare leggermente di più, e allora l'offerta particolare ce la dimentichiamo, euro 20, sul conto corrente numero 58 15 0004, conto corrente postale intestato a Giorgio Vitali, via Marano Equo 32 00189, Roma. Dati che voi potete Oh, tranquillamente trovare. Pinocchio signo Vinces, 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 qua vinciamo noi. esattamente, esattamente. Noi siamo partiti dalla lira e noi arriveremo, sapete a che cosa? Dopo che avremo sradicato l'euro e tutti i compari che sull'euro hanno campato e continuano a campare sulle nostre vite, noi ricostituiremo l'aureo, che è qualcosa molto più importante. Abbiamo già a suo tempo codificato che... L'impero è campato per un millennio sull'aureo. Esattamente. E noi faremo l'aureo. Ok? Ecco, vi Facciamo facciamo vedere, vedere di facciamo. nuovo la vastissima iconografia che Orazio ha messo in questa importantissima opera, che veramente come dire, è qualcosa che va conservato anche in senso, oltre a essere formativo, perché qui ci ha spiegato tutto, tutti i traffici e tutte le speculazioni sulla moneta, ma qui è anche da conservarsi anche dal punto di vista collezionistico, perché c'è sta tutto. C'è sta tutto. Adesso, Grazie mille Giorgio, allora caffè pagato. sì, adesso passiamo a una lettura molto importante, a una lettura di carattere geopolitico che a noi interessa sottolineare, perché le persone devono capire che l'unità di misura geopolitica è quella che serve per capire tutto quello che avviene. Ok? Eccoci qua. Changer la dame. Allora, Rivoluzione dei ruoli. changer la dame era una frase che si diceva quando Eh si sì, ballava, eh sì. quando ancora esistevano le coppie. Attenzione, Ma anche attenzione. prima, anche nel Rondò, Sì, vabbè, ancora prima. esistevano le coppie, viva Dio. Adesso non vogliono che esista più la coppia, e noi abbiamo già ampiamente documentato Non anche solo la attraverso. coppia, ma neanche la famiglia, Sì, neanche esatto. le due differenti varietà sessuali, oggi sono diventate cinque Sono, varietà c'è il sessuali. transgender, l'operazione gender è un'operazione che sta andando avanti con un pressing fortissimo, come ha documentato la scrittrice Enrica Perucchietti. Diciamo un attimo soltanto per dire che ieri c'è stata un'interpellanza parlamentare su questo argomento, a cui ha risposto la ministra,
dell'educazione, sì, e della scuola, in cui ha detto che lei è d'accordo a voler tutelare il benessere mentale delle giovani generazioni che erano state, diciamo, manipolate con quell'operazione messa in atto, sì, che è costata 10 milioni di euro, sì, fra l'altro, certo, e ha detto che da oggi in poi saranno coinvolte in queste decisioni anche gli apparati scolastici e genitoriali. Viva Dio, forse la volta la buona. Essere e deve essere fortissima. Questi vogliono un sesso unico per poterlo meglio dominare. Certo. Allora, veniamo a noi. Perché noi vogliamo parlare di certe cose? Perché quello che ci interessa in questo momento è far vedere che sia l'Ucraina sia la Siria non sono stati scelti a caso da loro signori. Ci soffermiamo un momento sulla Siria. Perché? Perché la storia ci insegna che la Siria è un cardine del controllo del Mediterraneo, sia in termini di trasporto energetico, sia in termini vero e proprio geopolitica, di politica e di trasporti umani, di trasporti di ricchezza. Un crocevia delle popoli, delle nazioni, delle identità. Soprattutto diciamo subito che la Siria è la porta d'ingresso della Cina attraverso il Mar Mediterraneo, ovvero sia, no, la Via della Seta. Il controllo della Via della Seta è fondamentale soprattutto oggi. Allora, non a caso la Cina ha anticipato che farà una super autostrada che parte dalla Cina e arriva in Siria. Esattamente, è quello che i loro signori vogliono tentare in tutti i modi di bloccare. Allora facciamo vedere questo libro, non a caso queste cose le sappiamo perché leggiamo i libri di storia e di geopolitica. Allora, questo libro dimostra come nell'immediato primo dopoguerra l'Italia si oppose alla spartizione della Siria. E questo libro, che è intitolato L'unità della Siria e l'indivisibilità del suo Trattato arabo prodotto dagli israeliani inglesi, dagli inglesi israeliani. Poi diventati israeliani. Beh certo, di Israeli non a caso. Esatto, è di Israele. È una via di mezzo fra disgraziato e israeliano. Un giudio italiano che, vedi caso, grazie alle sue capacità, possiamo dire, religiose, è diventato capo del governo in uno dei momenti più importanti della storia d'Inghilterra. Ricordiamoci anche che c'è stato un altro giudio, un giudio siriaco, il quale di punto in bianco, un giudio siriaco, il quale di punto in bianco è diventato presidente dell'Argentina. Come sia stato possibile che un tale che è diventato argentino in poco tempo sia diventato presidente dell'Argentina, lo chiediamo a Yahweh. In ogni caso quel signore ha portato alla miseria all'Argentina, perché il suo scopo era quello di diventare presidente della Repubblica al fine di svendere le proprietà e le ricchezze degli argentini. Di svuotare il forziere. Esattamente, poi c'è stato fortunatamente la ribellione degli argelini e tutto il posto. Quello che a noi interessa sottolineare è far vedere come certi personaggi nascono dal nulla, perché quando noi, a proposito dell'Argentina, parliamo della rivoluzione peronista, beh, dietro c'è una ideologia, c'è un pensiero, c'è un lavorio. Pensiero populista, lo dico. Appunto. Allora, porco Giuda, e questo qui arriva, lo fanno diventare immediatamente Presidente della Repubblica. Poi, durante la sua presidenza, svende tutto quello che può svendere agli usurai americani. Scusate signori, ma non vi siete mai chieste queste cose? Continuiamo. Quello che noi interessa far vedere, non solo, come ho fatto vedere prima, l'importanza della Siria nel primo dopoguerra, ma voglio far vedere esattamente l'importanza della Siria ai tempi dell'antica Roma, mi riferisco ai tempi di Antonio e Cleopatra, ai tempi di Petra. Sì, Petra era un passaggio e viene citato dove, il posto, certamente, dove voglio leggere. Certamente. Ma
per dire, la via della seta passava da Penna, esattamente, per dire quanto queste cose siano importanti. Non è un caso che lor signori, che sono, parlo di Brzezinski, parlo di Kissinger, parlo di Luttwak, parlo di Ledin, questa gente qui, che sono esperti di geopolitica, fanno le loro scelte, i loro programmi, sapendo esattamente quello che fanno, indipendentemente dal petrolio e dalle esigenze di controllare di vie di accesso o meno all'energia. Ve lo leggo, cari amici, perché è bene che voi lo sappiate. Il libro è questo. Bello. Siamo a ridosso dell'epoca che ha comportato la vittoria di Filippi contro gli attentatori di Giulio Cesare. Quindi stiamo. Ci rivedremo da Filippo, diceva. Sì, sì, no, questo lo diceva in un suo bellissimo romanzo umoristico. Giovannino Guareschi. Sì, sì, ci vedremo da Filippo. Allora, come capita sempre, è difficile trovare la pagina. Però è talmente importante che sono qui. Qui siamo a Veio, intanto io, sì. Lui cerca, io faccio vedere una panoramica. Falla vedere, lì, è molto importante. Lì in fondo c'è l'arco della zona museale e anche templare antica di Veio, la zona sacra, perché lì diciamo siamo in prospicienza delle fonti. Voi sapete tutti che le ninfe e i templi in Infei, no, e tutto il resto sorgevano in prossimità delle fonti, no, dove la gente andava a beverare il cavallo, le mandrie o anche a bere proprio direttamente alla fonte. Esatto. E qui ci sono due fonti, una sulfurea che è proprio qui sotto scendendo, da cui sorgeva il diavolo. Sì, e di là un po' più avanti c'è una sorgente acida, invece acetosa. E infatti tanto è vero che quando si diceva sono cazzi acidi è perché veniva a far bagno qua. Allora adesso, cari signori, vi leggo un paio di paginette e state molto ben attenti perché ci sono dei riferimenti eccezionali. Ricordando i fatti principali della guerra e delle guerre civili romane, abbiamo veduto come i parti. I parti erano sempre i siriaci, quelli che stavano lì. Sì. No, stavano siriaci, erano parti. Vabbè. La Partia, i parti sono anche quelli che sono stati all'origine della morte del grande imperatore Giuliano, il quale Giuliano è stato II. Sì, Giuliano. Giuliano II. Giuliano Flavio. Sì. No, che Giuliano II. Giuliano I, sì. Giuliano Flavio. Sì, sì. Detto impropriamente apostata, che non è stato apostata, ma anche perché Giuliano II, Giuliano Flavio è secondo, Giuliano II, perché il primo era lo zio. Ah, beh, siamo sempre in quell'ambito. Sì, 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 il primo era lo zio. Famiglia, e lui è morto andando a combattere contro i parti. I parti, però è stato assassinato da un cristiano, è stato ferito e poi è morto qualche giorno dopo, assassinato alle spalle da un cristiano, proprio perché stava facendo una controrivoluzione coi fiocchi. Andiamo avanti. Ricordiamo anche un po' quello che ha fatto Evola, sì. Julius Evola, sì. Il ritorno alle tradizioni. Esattamente, esattamente. Non a caso. Si mostrassero favorevoli alla fazione pompeiana o repubblicana e dessero anche qualche soccorso a Cassio e Bruto. Tosto che questi due furono vinti e morti, e venne meno la paura che avevano Massime di Cassio, il quale li aveva respinti oltre l'Eufrate, dopo la rovina di Crasso. Ricordiamo anche questo fatto che è molto importante. Cassio era un luogotenente di Crasso. Quando Crasso fece la spedizione contro i parti, per la sua... Diamo una datazione, parliamo del... All'epoca del primo triumvirato, la datazione è quella, perché è quella la cosa. Morto Crasso, sono rimasti gli altri due, Cesare e Pompeo. E Crasso fece dei quindi maternali. Parliamo del 65 più o meno? Sì,
fece degli, mi pare il 66, fece dei madornali errori di presunzione, le ha prese e c'è anche morto. L'unico che è riuscito a salvarsi è stato Cassio, il quale con la sua semilegione, mi pare, è riuscito a svignarsela e ritornare, però dopo è ritornato di nuovo ed è riuscito alla carica di nuovo ed è riuscito a respingere i parti, perché i parti hanno sempre premuto. Era una lotta fra imperi, come oggi. Certo. Come oggi. Allora, una volta vinceva uno, una volta vinceva l'altro. I parti avvisarono essere il momento opportuno di rialzare la testa dopo che era morto Cassio nella battaglia di Filippi, ucciso ovviamente dal duo Cassio e Crasso Pompeo. E scusate un minuto. Cassio e Bruto morirono suicidi dopo la sconfitta di Filippi. Sconfitta procurata loro dagli eserciti congiunti di Ottaviano e Antonio, va bene? Allora, e vennero meno la paura che avevano Massime di Cassio, il quale li aveva respinti oltre l'Eufrate. Ricordatevi questi nomi, amici. Dopo la rovina di Crasso, i parti avvisarono essere il momento opportuno di rialzare la testa, e specialmente quando videro la scioperatezza di Antonio e i presagi di un'altra guerra civile tra i romani. Ma perché ricominciare essi una guerra di tanto peso? Non era ignoto ad alcuno che i romani volevano vendicare la morte di Crasso e la disfatta patita dall'esercito di lui, che questo era stato uno dei principali pensieri di Giulio Cesare e che Antonio aveva. La disfatta pare che fosse stata dovuta al fatto dei carri. No, non era il carro, il fatto che loro erano assolutamente impreparati per affrontare gli arcieri dei parti. Arcieri parti, anche i carri falcati. No, assolutamente, non è il caso questo. No, i carri falcati se le beccarono in saccoccia ai tempi della guerra della Persia contro la Grecia. Siamo ai tempi di Salamina, ai tempi della vabbè, 150-200 anni prima, esatto, 300 anni prima. Sì, se la beccarono in saccoccia facilmente. E poi ai tempi di Alessandro Magno, anche Alessandro Magno li sgominò facilmente. Qui siamo invece sul fatto, come avevo detto prima, per massima imprudenza di Crasso, presuntuoso com'era, che aveva sottovalutato il ruolo degli arcieri, per cui le truppe dei parti si misero a distanza tale da non poter essere aggrediti. Poi loro erano calafrattati bene anche per la pioggia di frecce, perché avevano le corazze a squame, esatto. Già loro, i romani non ce l'avevano. No, quei romani lì, per poter marciare, sono stati costretti a fare marce terribili di chilometri. 20, 30, 40 chilometri al giorno. In condizioni veramente improbe in quei deserti, non avevano portato gli scudi che abitualmente si portavano. Quindi il tessuto? Ed erano scudi di legno laminato? No, di vimiti intrecciati. Per cui le frecce passavano. Passavano per una bellezza. Sì, li hanno fatti fuori tutti. Vabbè, così abbiamo detto anche questo. Però vedete come i romani non perdonano mai. Giulio Cesare per vendicare Crasso, capito? E non potevano fare Giulio Cesare, l'aveva pensato l'erede diretto di Giulio Cesare, come sappiamo tutti, non era Ottaviano, ma era Antonio, che fu quello che dopo l'uccisione di Cesare e dopo il massacro dei cesariani assunse il ruolo e riuscì a reagire in maniera piuttosto pesante, coinvolgendo, andando a chiamare uno per uno tutti gli ex combattenti, gli ex legionari di Cesare, e vinse costringendo i congiurati a scappare. Allora, e di Antonio, che aveva appunto la commissione di fare questa vendetta. Ciò senz'altro spiega la offensiva dei parti, ma a questo motivo di prima importanza si aggiungevano altri di minor momento, che però, come quasi sempre suole avvenire, sono quelli che danno il pretesto dell'azione. Ricordiamoci sempre che Casus il pretesto belli. Esattamente dell'azione nasce sempre da situazioni che sembrano marginali, ma è quelle importanti. Ricordiamoci ad esempio della situazione dell'Ucraina.
I popoli dell'Asia in generale erano stati talmente bistrattati dai romani che non potevano desiderare di meglio che scuoterne il giogo. Quei della Siria in particolare, siccome più fieri e più vicini alla potenza dei parti, seguite bene cosa significa che in Siria, le popolazioni di Siria, allora come oggi, sono fiere e non si fanno piegare dai mercenari che vengono da questo e da quello, pagati dai soldi del signor Soros. Al contrario degli ucraini, al contrario. Come abbiamo potuto rilevare adesso. Esattamente. Allora, più vicini alla potenza dei parti, erano anche più disposti a dimostrare con i fatti il loro malcontento. A Cassio, che li trattò poco umanamente e dissanguolli, tanto per cambiare, era succeduto a breve intervallo di tempo Antonio, che non ne fece miglior governo. Gli antichi scrittori accennano inoltre a tiranni, tetrarchi, regoli, dinasti esistenze in Siria e in Assiria e anche in Palestina. Seguiteci bene, perché questi tiranni, tirannucci, questi ras, sta roba qua, emergono sempre e ci stanno anche adesso. Sembra che non sia così, perché l'informazione in Italia è molto mal ridotta, ma è così. Ma chi fossero, quali città particolarmente possedessero, è detto di pochi. Sono ricordati il castello di Lisia, posto oltre il lago che sta presso ad Apamea, e Aretusa, altro castello che tenevano Sampsicerano e Giamblico, filarchi della gente e Misena. Nell'Iturea, paese montuoso a sud della Celesiria, tiranneggiò Tolomeo di Menneo, al quale era da poco tempo succeduto il figlio di nome Lisania. Dei nomadi che abitavano sull'Eufrate e che Strabone chiama Rambei, tribù degli arabi sceniti, era re Alchedamno, che non parebbe essere diverso da quello che Dione Cassio chiama Alcandonio, già da noi ricordato. Gambaro è il nome di un altro principe di alcuna di queste tribù arabiche. Plinio afferma che erano 17 le tetrarchie descritte in regni con nomi barbari, e prima di accennare a queste ricorda la tetrarchia dei Nazerini. Oh, attenzione cari signori, il nome Nazerino è un nome che va a girare. Nasseria. No, sì, a parte Nasseria, ma Nazerini è un nome che gira, tra cui si sono inventati pure il nome di Nazareth, che all'epoca era una città che non esisteva, all'epoca di Gesù. Quindi inutile che lo chiami Gesù di Nazareth. Dicevano un villaggio, no? Non era proprio, non esisteva proprio. Magari era solo un crocevia, come dicevamo prima. Che è molto probabile che Gesù fosse un nazireo, che rappresentava esattamente una setta religiosa, e da questo punto di vista la figura di Gesù può essere realistica. Cioè, voglio dire, noi sappiamo che la figura di Gesù è un mito, ma il mito, come capita sempre, si sostanzia su figure concrete. Noi abbiamo detto che la figura di Gesù è un misto tra le figure di... Beh, l'eroe è come un'etichetta che si appiccica su un personaggio esistente, che ovviamente di cui si esalta la figura. Esattamente, di cui poi esisteva il mito, ad esempio Ercole, certo. Che noi di recente siamo andati ad assistere, abbiamo filmato il rito di consacrazione degli ulivi a Ercole Oleario. Ercole Olevario, per fortuna che rinascono questi miti. Ercole, vero, con le sue sofferenze, è una prefigurazione di Gesù con le sue sofferenze. E poi abbiamo ovviamente Socrate e abbiamo Seneca, queste sono le tre figure più importanti. Poi ovviamente abbiamo sicuramente delle figure di predicatori ambulanti che c'erano allora, ci sono anche adesso, e che molto probabilmente erano appunto questi nazirei, per cui a un certo punto coloro che hanno costruito questa meravigliosa, tra l'altro, figura umana, tanto meravigliosa da farla diventare Dio, e si sono ispirati a queste realtà esistenti in quel periodo, che è questo periodo.
Il bello è che questo periodo qui, andiamo avanti. Nasirini, due tetrarchie chiamate granucomate, una denominata Mamnisea. Anche Carace alle fonti del Tigri aveva re proprio. Codesti piccoli sovrani erano evidentemente un disturbo per i romani ed è naturale che fossero appunto perciò aiutati e protetti dai parti, ai quali ricorsero tutti per rifugio e per soccorso quando Antonio ordinò loro di sgombrare la provincia romana. I parti, poi seguiteremo in seguito, i parti, siccome protettori di costoro, ebbero pure in questo un pretesto per fare la guerra. Antonio poi aveva disgustato anche i palmireni, cioè quelli degli abitanti di Palmira, abitanti dell'antica Tadmor degli ebrei, quindi Antonio aveva disgustato anche gli ebrei. Città di grande importanza non solo commerciale ma anche militare, per essere posta come grandi oasi in mezzo al deserto che divideva la Siria dall'Eufrate. Leggiamo altro una decina di righe e poi continueremo un'altra volta, perché è bene che questi, sono 26 minuti, che questi amici sappiano esattamente che cos'era, com'era frastagliato quel mondo lì all'epoca e quanto importasse. Come sempre, la verità non è mai circoscrivibile in pochi elementi, è sempre un universo di soggetti. Ma queste cose bisogna conoscerle per capire l'importanza della Siria. Se non ci fosse stata la crisi della Siria, noi lasciavamo perdere. Ma siccome c'è stata la crisi della Siria e i coglioni continuano a credere alle idiozie che raccontano alla televisione, oggi ha detto una serie di puttanate raffiche. Allora, dobbiamo far vedere qual è l'importanza della Siria. La Siria della Frate, punto di convegno per le carovane che provenivano dalla Persia, dall'India e dall'Arabia. Quindi esistevano le carovane che provenivano dalla Persia, dall'India e dall'Arabia e confluivano tutti in Siria. Ecco perché la Siria oggi è importante. Ecco perché allora i romani, controllando la Siria, avevano anche dei rapporti con l'India. Andiamo avanti. I palmireni, in mezzo a due leoni che ruggivano loro incontro, il parto a oriente, il romano a occidente, facevano in modo di non disgustare né l'uno né l'altro, giocando d'altalena pur di conservare quanto più potessero la loro libertà. Antonio, da buon romano, non ammetteva di siffatte incertezze. Quindi i romani andavano dritto, pesante, o con noi o contro di noi. E poiché i palmireni non stavano apertamente con lui, li trattò da nemici mandando contro di loro una mano di cavalieri. Sto per finire adesso, poi leggeremo il resto che è sempre molto interessante. Forse anche ebbe in animo di dare a questi suoi soldati di che rubare. Ma i palmireni, di ciò sospettando, pare avessero il tempo e il modo di porre in salvo le loro robe. E, abbandonata la città, prepararonsi alla difesa, essendo essi, come i parti, eccellenti nel tirar d'arco. Finisco fra tre poche righe. La cavalleria romana, trovata la città vuota, se ne ritornò senz'altro e Antonio, avendo troppo da pensare a Cleopatra, vedi il ruolo e la funzione delle donne, cazzo fanno queste donne, se Antonio non fosse stato corrotto da quell'infame femmina, che cosa avrebbe potuto fare? Non ne fece più nulla, ma dopo la partenza di Antonio sorsero anche vari tumulti e turbolenze per l'esazione delle taglie che egli aveva imposte. Ad Arado si venne alle mani e alcuni pubblicani ed esattori, viva Dio, furono uccisi. E con questo la concludiamo. Bene, almeno per amici, grazie ancora per l'attenzione e le dimostrazioni di stima e di affetto che ci fate continuamente. E faremo adesso un altro piccolo video sugli eventi che si stanno accavallando in questi ultimi momenti. Grazie, arrivederci.